Si è tenuto oggi alla Camera di Commercio l'incontro dibattito Messina al di là del ponte. Tra i tanti interventi proposti spicca quello dell'ingegnere dei trasporti Andrea Bonaccorso sulla valorizzazione dell'ex linea di valico dei Peloritani. In cosa consiste il progetto? Allora, innanzitutto consiste nel rivalorizzare questa linea che è ormai abbandonata e andare a vedere come si può riutilizzare, distinguendo anche le tratte e analizzando ciò che resta e ciò che è possibile fruire, insomma, per quanto riguarda sia l'infrastruttura, per quanto riguarda le aree occupate anche dagli impianti. Distinguiamo due sezioni differenti della linea: una sezione a valle di via Catania dove non vi è alcun pregio della linea, non è possibile riutilizzarla dal punto di vista trasportistico, è impossibile ricreare un'infrastruttura di tipo ferroviario e la linea non attraversa neanche delle tratte con un pregio paesaggistico. L'unica possibilità che vi è per ridarla alla città è quella di demolire il rilevato, lasciando spazio a delle aree da riutilizzare. Il miglior utilizzo che è possibile pensare è quella di un'area attrezzata a parcheggio. Si guadagnerebbero 170 stalli, un'area a vocazione sempre più residenziale e tra l'altro lambita dalla linea tranviaria. Di conseguenza sarebbe un parcheggio che rafforzerebbe l'interscambio tra il vettore privato e il tram. Per quanto riguarda la parte restante della linea ferroviaria, c'è da dire che attraversa un'area di particolare pregio, è la tratta collinare che lambisce delle vere e proprie terrazze sulla città e sullo stretto. Inoltre lungo questo itinerario si trovano delle opere di un certo pregio, quali il ponte ferroviario di Camaro, un'opera del 1886 sicuramente da preservare e da tutelare. Quest'area potrebbe essere ripensata come un itinerario simile ai sentieri in terra battuta presenti lungo le pendici dei Monti Peloritani, di conseguenza ridare alla città una fruibilità di aree attualmente chiuse a bassissimo costo. Impiegando pochissime risorse è possibile mantenere la connotazione ferroviaria della tratta, lasciando l'armamento e interrandolo parzialmente con del terreno sabbioso e ghiaioso opportunamente costipato, lasciando affiorare appena le rotaie. In questo modo, insieme al mantenimento per esempio della segnaletica, della palificazione, rimarrebbe il ricordo di una tratta ferroviaria di grande pregio e si ridarrebbe tra l'altro alla cittadinanza uno spazio utilizzabile in un modo per fini sportivi, cioè le corsie di questa pista, di questo sentiero di montagna sono larghe, ciascuna 1,63 m. Complessivamente lo spazio sarebbe nettamente più grande della pista ciclabile attualmente presente fra l'Annunziata e Pace, quindi veramente uno spazio notevole e tra l'altro fruibile da appassionati sportivi che vogliono arrampicarsi lungo questo itinerario, che con la mountain bike vogliono intraprendere un percorso più impegnativo di quello pianeggiante.